Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da semplici banane del supermercato si possano poi ottenere delle piantine esattamente come queste. Il video è davvero molto carino perché vi mostrerò tutte le fasi, quindi la semina, la crescita, sino ad arrivare proprio alla piantina che state guardando. Seguite il video ma soprattutto provate a rifare ciò che vi mostrerò perché vi assicuro che quando passerete da queste a questa sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una banana, però non una bella e gialla come questa, ma una come questa che sia al limite del marcio. Infatti più un frutto è maturo, più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. E semplicemente aprirlo prendendo un coltello e sezionando. Basterà dividere a metà. E aprendola, guardate un po', all'interno ci sono davvero tantissimi semi, che sono questi puntini piccoli e neri. Ed è un bene, proprio perché purtroppo questi hanno una germinabilità che non è molto alta, però i numeri sono molto elevati, quindi considerando che in media ne nasce 1 su 1000, ci sono ottime probabilità che anche semplicemente da una banana, una piccola piantina, la si possa ottenere. Provo a mostrarvi meglio come appaiono i semi all'interno della banana. Ce ne sono davvero tantissimi. Quindi adesso si potrà procedere essenzialmente in due modi: o si taglieranno delle striscette contenenti i semi, quindi semplicemente col coltello andare e sezionare la polpa in questo modo e tirare via la striscetta e poi andare ad inserire proprio questa all'interno del terreno, oppure semplicemente utilizzando un cucchiaio grattare via la polpa nella parte dove ci sono i semi, andare ad inserire il tutto all'interno di uno scolino e semplicemente sciacquarlo sotto dell'acqua corrente in modo che poi i semi rimangano perfettamente puliti e pronti all'uso. Adesso procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm, io in questo caso l'ho trovato di 15, e sul fondo mettere circa 2 cm di argilla espansa che serviranno proprio per evitare che poi si formino dei ristagni d'acqua che potrebbero essere pericolosi per le piantine che nasceranno. E a questo punto non resterà altro che riempire il vaso con della torba di buona qualità che sia soffice e drenante, ma soprattutto fine, proprio come questa. Considerate che più sarà fine, più i semi, dato che sono molto piccini, saranno facilitati nello spuntare fuori dal terreno. Quindi, una volta riempito il vaso ed ottenuti i semi, che siano striscette o semini già lavati e pronti per l'uso, si potrà procedere con l'operazione di semina. E lo si potrà fare, allora, nell'ipotesi che si utilizzino le striscette, fare in questo modo. Semplicemente prenderle ed andarle ad appoggiare sul terreno, in questo modo. Così. Nell'ipotesi invece che si vogliono utilizzare poi i semi, semplicemente spolverarli sul terreno, in questa maniera. Terminata la semina, semplicemente fare questa operazione. Dove ci sono le strisce, coprire così, in modo che la striscetta venga semplicemente coperta da qualche millimetro di terra, ma che comunque rimanga in superficie il tutto. Invece dove abbiamo messo i semi, semplicemente andare a spostare il terreno in modo che i piccoli semini rimangano praticamente al filo del terreno, ma comunque coperti da qualche millimetro di terra. Terminata questa operazione, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Prendere un sacchetto di plastica trasparente ed inserire il vaso all'interno. Dopodiché chiudere. Così facendo si creerà un vero e proprio microclima all'interno, con temperatura e umidità costante, che accelererà e favorirà la crescita delle piantine. Una volta chiuso, posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero fare alzare le temperature troppo all'interno del sacchetto e nell'eventualità che nascano poi le piantine, farle cuocere e quindi morire. Trascorsi all'incirca 2 mesi, una piccola piantina è nata, eccola qua. Si spera che col passare dei giorni ne spuntino anche altre, però vi assicuro che già averne ottenuta una è un ottimo risultato. Trascorsi soltanto 10 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che non solo la fogliolina è cresciuta, ma ne è spuntata anche un'altra. Dopo soltanto 2 giorni, la seconda fogliolina direi che sta crescendo e anche in modo assolutamente perfetto. Eccola qua. Adesso è alta più o meno 1 cm. Col passare dei giorni, la piantina cresce sempre di più e più rapidamente soprattutto. Adesso è alta più o meno 4 cm.
Arrivati al 90° giorno, le prime due foglioline stanno continuando a crescere ed in più è spuntata la terza. Col passare delle ore, la piantina cresce sempre di più. Adesso è alta più o meno 5 cm. Arrivati al quarto mese, questo è come apparirà la pianta, quindi una piantina alta più o meno 8 cm, che è assolutamente sana. Arrivati al quinto mese, la pianta in altezza non è cresciuta molto, però in compenso le foglioline che sono nate si stanno sviluppando sempre di più e le loro dimensioni aumentano a vista d'occhio. E così è come appare la piantina al sesto mese. Finalmente, oltre a fare crescere le foglioline, sta crescendo anche in altezza, perché considerate che le foglioline nuove sono sempre più grandi rispetto a quelle precedenti. Guardate quanto si sia sviluppata in realtà la pianta adesso. Devo dire che il risultato già adesso è un ottimo risultato. E questa è la piantina all'ottavo mese. Davvero tantissime foglie, ben sviluppate, e alta più o meno 12 cm. Superati i 12 mesi, quindi compiuto un anno di vita, la pianta è alta circa 30 cm, foglie sempre più grandi e, insomma, esteticamente sempre più bella. Arrivati al 14° mese, si può notare che la pianta non sta più crescendo in altezza, ma sta dando di nuovo priorità allo sviluppo della grandezza delle foglie. Questa è una cosa assolutamente fisiologica e normale. La pianta continuerà comunque a dare priorità allo sviluppo delle foglie anche nei mesi successivi. Infatti, arrivati al 18° mese, la pianta non è cresciuta più in altezza, ma ha fatto sviluppare delle foglie assolutamente grandi e perfette. Trascorsi all'incirca 2 anni da quando la piantina è nata, questo è ciò che si è ottenuto. Adesso è alta più o meno 50 cm. Esteticamente è davvero molto bella, però la cosa principale è che sia sana. Infatti non c'è presenza di funghi, muffe o batteri, né sulle foglie, né sullo stelo, né tantomeno sul pane radicale. E a riprova del fatto che goda di ottima salute, c'è il fatto che abbia fatto nascere alla base delle giovani piantine. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio come, ma soprattutto dove nascano le giovani piantine. Quindi alla base della pianta adulta si formeranno questi, che una volta che saranno alti almeno 10 cm si potranno separare con un taglio netto. Invece se fossero ancora piccini, come in questo caso, quindi circa 5 cm, io consiglio di non separarli perché quasi certamente moriranno. Quindi semplicemente aspettare che crescano, dopodiché separarli. E questo è il risultato spostandola in un vaso più grosso semplicemente dopo 2 mesi. Trascorsi all'incirca 3 anni, questo è ciò che si è ottenuto, una pianta alta circa 80 cm che si sta sviluppando in una maniera assolutamente rapida e veloce, e i figli alla base adesso sono diventati davvero grandi, quindi volendo questi si potranno separare senza problemi e vivere di vita propria, e se tutto andrà bene la stessa inizierà a produrre i primi fiori e quindi anche i primi frutti. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso, con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.